Allora, grande richiesta, è tornata mamma Maria Grazia. Cosa facciamo oggi, mamma? Allora, facciamo una ricetta... Gli anni 80, la faraona, la bracconiera. Però un pochino rivisitata. Ingredienti. Allora, una faraona, pancetta tagliata sottile, poi metteremo nella salsa, vabbè, sale, olio, anche il cognac, sì, però noi abbiamo il whisky. Aglio, rosmarino, salvia, chiodi di garofano, bacche di ginepro. Nella salsa, alla fine della cottura, ci metteremo anche un po' di ribes. Alla fine proprio. E accanto ci metteremo un'insalatina fatta con gli spinacini, quelli piccolini freschi, qualche spicchio di arancia tagliato a vivo, qualche bacchetta di ribes. Il formaggio, il pecorino toscano o sardo. Una dadolata sopra l'insalata. Ok. Dobbiamo togliere i peletti come un pollo, no? Bisogna bruciare. Bruciano quei peletti proprio fini che non si vedono nemmeno. E poi togliere quelli grossi neri. Allora, lo saliamo un pochino dentro. Poi dopo lo saliamo anche fuori e poi proprio anche un po' nella salsa. Dividiamo a metà il limone a croce, quindi praticamente verranno come se fossero quattro spicchi, tranca fettine come volete, però così è un metodo un po' più. Rosmarino, un po' di rosmarino, togli i fiori, togliamo tutto il grasso che si può, che vediamo. Sì. Quindi praticamente con uno stuzzicadenti quelli piccoli vanno benissimo. Io lo chiudiamo di modo che così il limone rimane dentro. E lo infila proprio dentro, così almeno lo foderiamo tutto così per bene. E poi facciamo una lezione di come si legano gli arrosti, le faraone, perché Francesca non è tanto capace di legare. Io sono capacissima di legare, siccome non è semplicissimo fare la cosa col cappio, gira intorno alla mano. Per chi ci vede, siccome ho fatto delle ricette dove all'interno non è che c'era tutto questo ripieno, allora gli ho fatto vedere una legatura semplice che possono fare a casa. Però è semplice anche quella legatura che faccio io. Non si rimane convinti delle proprie idee a una certa età specialmente. Ha passato sotto lo spago. Sì. Poi facciamo un nodino qua, così. Metto il polso così, poi faccio così. Vedete che viene un cappiolino così? Questo lo allargo bene, lo metto sotto alla faraona, stando attenti di non prendere la pancetta e spostarla. Io tiro questo filo così, vedi? E poi questo altro qua. E questo è uno. Vado sotto alla faraona così. Ritorno qua e leggo. Sì, sì, così. Ok, basta. Abbiamo preso un tegame alto, quindi abbiamo messo l'olio e abbiamo acceso il fuoco. Mettiamo subito l'aglio. Sì. Mettiamo tutte le spezie. Frigola, quindi via. Lo dobbiamo far fare su tutti e quattro i lati, quindi man mano lo giriamo con due forchette. Ecco, guarda, Li abbiamo fatta rosolare completamente, se la volete vedere, eccola qua. Vedi, sfumiamo. La lasciamo aperta perché deve evaporare tutto quanto l'alcol. Allora, acqua bollente, via. Copri. Copri, 2 ore deve stare, eh? Eh sì. Chiaro, queste cose non si possono fare all'ultimo momento. No. L'ha detto anche Massimiliano. Chi sarebbe Massimiliano? Lo stellato? Lo stellato di Pallanza, il portale. E dacci una raccomandazione, no? Hai fatto per tanto per tuo figlio Fabio, invece per tua figlia Francesca, niente, sta lontana, lontana dagli occhi, lontana dal cuore. Non è vero. Un caro saluto a tutti. A tutti i signori che ci stanno guardando. Ecco, cosa stai facendo, papà? Sto stappando una bella bottiglia di Bardolino. Tanto per cambiare. Sto slegando la faraona, mettiamo la pancetta, che questa è oro. La mettiamo tutta quanta da una parte. Ok, vediamo. Dividiamo i pezzi per poi poter servire un pezzo di coscia, un pezzo di petto. Capito? Questo è il risultato. Allora, questo è il petto. Ok. Queste sono le cosce e le sovraccosce.
E questo in mezzo le alette e poi c'è la pancetta. Abbiamo tirato su tutte le spezie, le cose, ok. Lo tiriamo su, lo sgrassiamo. Rimane solo il fondo, l'olio lo si toglie tutto. La salsa l'abbiamo rimessa su. Ogni porzione mettiamo un grappolino di Olives. Quindi questa così lo correggiamo un pochino con un po' di farina. Ma vabbè, si può fare anche tranquillamente un roux, un po' di burro con la farina dentro per farlo addensare. Allora, prima cosa però facciamo così. Dobbiamo un attimino condire un minimo gli spinacini. Ok, perfetto. Prendiamo un bel pezzettino di petto. Sì. Sulla coscia, quella un po' più scura, scura coscia. Un po' di pancetta sopra. Sopra così, ok, spinacini, tagliamo l'arancia a vivo, mettiamone due pezzettini, poi prendiamo qualche ribessino, l'arancia non ci bastava, ok, una bella dadolata del nostro pecorino sardo, così, un po' di salsettina là così, il piatto è fatto. Maria Grazia è qui con noi. Ci vediamo mercoledì prossimo, sempre se Dio vuole. Ciao!